Perché fare divulgazione nel 2018? Un ennesimo canale di divulgazione scientifica, un ennesimo tentativo di riempire YouTube di intrattenimento intelligente. Quel tipo di contenuto che può essere fruibile ora o tra 300 anni, che poteva essere portato nel 2008 come lo sarà sicuramente nel 2028. Quasi nessun altro tipo di video sopravvive 6 mesi. Perché facciamo divulgazione? Divulgazione non è leggere un libro scolastico. Non è nemmeno andare a lezione all'università. Divulgazione è spiegare un concetto ai non addetti ai lavori, rendere interessante la matematica e ispirare le persone. Sebbene spesse volte nemmeno i fisici amino così tanto la scienza come faccio io, e la dice lunga sulla complessa stirpe dei fisici, sento la necessità di condividere il mio amore per le curiosità scientifiche con voi, 100 ascoltatori. Se tra i 100 che vedranno questo video, 10 compreranno un libro per colpa mia, sarò contento. Se di questi 10 anche solo uno decidesse di rendere la scienza il suo lavoro futuro, sarò ancora più contento. E dal più profondo del cuore, spero che chi viene ispirato dalle mie parole e dal mio lavoro diventi, non dico un premio Nobel, ma un bravo lavoratore nel suo campo. Curioso custode di fatti sorprendenti che non tiene per sé, ma anzi vuole condividere con gli altri così che possa ispirare altre 100 persone e chissà, un giorno, il primo uomo su Marte potrebbe ringraziarvi di avergli consigliato un libro tanti anni prima. Per questo credo che la divulgazione dovrebbe essere fatta su larga scala, partendo dalle scuole dell'infanzia. Chi segue i canali di divulgazione molto spesso è già un addetto ai lavori. Io stesso ne sono dipendente e come una droga aspetto la mia dose giornaliera di complesse animazioni che spieghino il funzionamento della trasformata di Fourier o parlino dell'elettrodinamica quantistica. Vorrei un Piero Angela in ogni quinta elementare d'Italia, ogni settimana. Se sei appassionato di qualunque ambito e non hai ancora pensato di divulgarlo, male. Potresti aprire un canale su YouTube, o forse no. Potresti scrivere un libro o tenere una conferenza. È più facile di quanto pensi e non c'è odio tra i divulgatori. Un divulgatore consapevole in più sulla Terra non può che fare del bene al nostro futuro. Da piccolo guardavo i programmi di Piero Angela. Da piccolo volevo essere Piero Angela. Se non lo conoscete, il signor Angela è un dilettante professionista in molti ambiti. La cosa che mi ha sempre colpito era come potesse parlare di medicina, arte, storia e musica come se facessero parte del suo lavoro quotidiano. Piero Angela non è nemmeno laureato. Cos'ha in più di tanti altri? E soprattutto, cos'ha in più dei fisici? Un naturale interesse per ogni ambito della vita. Spero di essere per voi un decimo di quello che Piero Angela è stato per me. In conclusione, spero che questa serie di video possa ispirarvi a vedere il meglio in ogni cosa che fate. Che tu sia un impiegato, un ingegnere, un operaio, il tuo lavoro diventerà intellettualmente stimolante e ti sembrerà addirittura più semplice. Basta un poco di curiosità.